Panorami da sogno, l'incanto e la bellezza delle Dolomiti, le emozioni dello sport sulla neve. In tanti italiani e stranieri hanno scelto il comprensorio di Arabba Marmolada per le loro vacanze invernali. Le settimane bianche sono state anticipate quest'anno, soprattutto dalla clientela straniera, quindi anche il mese di gennaio è stato molto frequentato anche da clientela con permanenza maggiore rispetto agli anni scorsi. Le settimane di carnevale alle porte sono comunque con dei dati anche positivi, comunque l'affluenza è anche dal mercato italiano stabile, comunque rispetto agli anni migliori, quindi le prospettive molto buone. Il territorio dolomitico, con le sue montagne più belle del mondo, si conferma dunque una meta particolarmente gettonata ed il comprensorio, posto a notevole altitudine, non ha sofferto molto a causa delle alte temperature anomale del periodo. Il comprensorio di Arabba Marmolada, come detto anche grazie alla sua quota, offre sicuramente un comparto piste tra le migliori nel Dolomiti Superski. L'esposizione le mantiene belle fino anche a tarda stagione e a tarda giornata. Di fatto il comprensorio di Arabba Marmolada in parte avrà un'apertura anche prolungata della stagione fino al 25 aprile. E questo rispecchia un po' quello che è la natura dello sci sportivo della destinazione Araba Marmolada. Mentre villeggianti e residenti si godono ancora le bianche discese, per gli addetti ai lavori lo sguardo è proiettato già al periodo estivo, quando fra escursioni e gite in bike sarà di nuovo magia. Già in programma l'estate, chiaramente ci sono dei lavori per la preparazione invernale che si sovrappongono alla stagione estiva, che andrà in direzione comunque di una stagione, comunque di una stagionalità sempre più in crescita, e sempre più in allungamento, ecco, dato molto importante.